Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. La presenza della criminalità organizzata va identificata e prevenuta, ancora prima che contrastata. Per questo il presidio Isola Bergamasca, Valle Imania di Libera, ha predisposto un documento rivolto agli imprenditori. Gli imprenditori devono potersi difendere da infiltrazioni che compromettono il loro lavoro e spesso anche la loro stessa incolumità. Sentiamo l'intervista a Tarcisio Plebani di Libera. Perché non fare un qualcosa di agile che permetta ai nostri associati di capire in quali situazioni, magari senza accorgersene, potrebbero entrare in contatto con le mafie e restare invischiati in un tipo di relazioni di tipo piuttosto pericoloso. E abbiamo dato alcune indicazioni su alcune tematiche: l'usura, il caporalato, il riciclaggio di denaro sporco, i cosiddetti reati spia, l'estorsione, per sollecitare anche ai piccoli imprenditori un'attenzione a questo tipo di problematica. Raccontiamo una bella storia di animali. Due cicogne sono state liberate a Romano di Lombardia, dopo essere state ospiti del centro di ambientamento, un luogo per prendersi cura di questi animali e favorire la nidificazione. C'è una grande volontà di favorire il ripopolamento della cicogna bianca sul nostro territorio, come ci racconta l'assessore regionale Claudio Terzi. È una giornata importante poiché non è così scontato ed anzi è un evento molto raro in gran parte del nostro territorio, quello di assistere appunto al volo di una coppia di cicogne. Qui dietro di noi abbiamo una voliera, quindi delle cicogne invece stanziali. Tutto questo è il risultato veramente di anni di impegno da parte di Regione Lombardia e da parte ovviamente degli enti parco, sempre più aperti alla cittadinanza e che danno la possibilità anche ai nostri cittadini di ambienti veramente meravigliosi che come tali devono essere però, ricordiamoci, conservati e consegnati alle generazioni future. Quindi veramente una giornata storica, definirei, non solo per il territorio bergamasco, ma in generale per la Lombardia, che sicuramente ha segnato il cuore non solo degli adulti presenti, ma in particolare dei numerosi bambini che oggi hanno assistito a questo primo volo. Raccontiamo la storia curiosa di un telefonino perso all'Allio e poi restituito al legittimo proprietario. Lo smartphone era bloccato, ma gli agenti di polizia locale hanno avuto un'idea brillante. Rintracciare il proprietario interrogando l'assistente vocale. Così i poliziotti hanno interrogato lo smartphone e l'intelligenza artificiale ha risposto. Vediamo come nel video. Come mi chiamo io? Sei Alessandro, o almeno è questo che mi hai detto. E compare anche la foto e il cognome. Portami a casa. Ecco le indicazioni per casa. In quanto tempo arrivo a casa? Dovresti giungere a destinazione tra circa 10 minuti. Adesso parliamo degli animali. Il parco faunistico Le Cornelle ospita un nuovo rettilario. I lavori, durati da novembre 2018 a fine marzo 2019, sono stati eseguiti con una tecnica molto particolare che ha consentito di ricreare le rocce che caratterizzano gli ambienti originari dei serpenti e degli altri animali ospitati. Guardiamo le immagini. Ora parliamo di informatica al servizio dei cittadini. Il sito internet del comune di Bergamo cambia faccia e diventa un vero e proprio portale. Sono ben 150 i servizi diretti ai cittadini. Per realizzare il nuovo sito ci sono voluti 3 anni. E ora sentiamo intervista al presidente dell'azienda, Bergamasca Globo, che lo ha realizzato.
i cittadini hanno a disposizione un unico posto dove interagire con il comune indipendentemente dalla pratica che devono presentare. Moduli omogenei dove le cose vengono chieste in modo chiaro, una volta sola, vengono chieste solo le cose che il cittadino è davvero tenuto a dire e non quelle che l'amministrazione ha già a disposizione come informazione nelle proprie banche dati. Una volta che tutti i moduli sono compilati, un semplice clic li manda all'ufficio giusto che avvierà una procedura totalmente digitale. Parliamo di mobilità sostenibile. Anche in Italia arriva l'autostrada elettrica, in grado ciò di ricaricare i veicoli elettrici o ibridi che la percorrono. Il primo tratto sarà Bergamasco, a essere elettrificati. Saranno 6 km della Brebemi, tra Calcio e Romano di Lombardia. Il progetto è ancora sperimentale. Guardiamo il video. Dopo 30 anni dell'ultima corsa, riaprirà presto la funicolare di San Pellegrino, che porta alla frazione di Betta. L'obiettivo primario è il rilancio turistico, che porta dei benefici anche per quanto riguarda l'occupazione. I vagoni sono stati inseriti sulla tratta e si stanno ultimando le rifiniture. Già quest'estate sarà possibile salire in funicolare, come ci racconta l'assessore al turismo Stefano Tassis. Ormai siamo alla fine, stiamo approntando i collaudi e credo l'idea è quella di aprire durante il periodo estivo, sicuramente durante il weekend, intanto che finiamo di sistemare quello che c'è su in località Betta. Vediamo ora le immagini della nuova chiesa costruita in Libano e dedicata a Papa Giovanni XXIII. La chiesa è stata costruita in acciaio e legno da manodopera locale. La consacrazione è avvenuta dopo 65 anni dalla visita di Roncalli come legato pontificio a Beirut. Si tratta della prima chiesa in Medio Oriente dedicata al Papa Bergamasco. Ecco il servizio. Dalla classe quinta E e quinta F è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao, io sono Michelle e oggi ho fatto la ciacchista. Ciao, io sono Fatima e oggi sono stata una ciacchista. Ciao, mi chiamo Mattia e oggi ho fatto il regista. Ciao, sono Tommaso e oggi ho fatto il cameraman.